È stato rimesso in libertà dal giudice con la misura cautelare della sospensione dall'attività didattica l'insegnante di educazione fisica sessantenne, residente in provincia di Prato, arrestato lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia Postale di Firenze con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. In particolare, i poliziotti avrebbero trovato qualche centinaio di immagini di bambine e minori fra i 10 e i 14 anni che l'uomo aveva scaricato sul proprio computer. Il sessantenne, insegnante di educazione fisica in una scuola media del Pistoiese, è stato denunciato dalla moglie e dal figlio che avevano scoperto le foto sul computer del congiunto. Ieri il docente è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, Francesca Scarlatti, per l'udienza di convalida dell'arresto. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il giudice ha respinto la richiesta e ha disposto solo la sospensione dall'attività didattica con l'immediata scarcerazione dell'uomo.